Del nostro TG in apertura oggi parliamo di lavori pubblici perché partono gli interventi di messa in sicurezza di via Matteucci, interventi resi ancora più necessari da un terribile incidente che si è verificato circa un anno fa dove perse la vita un sedicenne. Qui sarà realizzato un attraversamento pedonale rialzato per mettere in sicurezza l'attraversamento pedonale. Proprio qui a giugno l'incidente in cui perse la vita Lorenzo Mori, fatale per il sedicenne lo scontro con un'auto sulle strisce pedonali, una zona considerata a rischio in cui i mezzi passano spesso a velocità elevate. In questo tratto di via Matteucci a Pisa è in fase di realizzazione un lavoro dal grande significato, con la speranza che certe tragedie possano non capitare più. Facendo gli attraversamenti in quota noi non facciamo altro che capitalizzare degli studi sulle best practices europee che sono caratterizzate da questi attraversamenti in quota dove viene percepito il pedone dalla macchina che rallenta. Si cerca di avere un circolo virtuoso. Abbiamo già fatto un'esperienza positiva in Piazza Giusti. Vogliamo creare nell'ambito della mobilità sostenibile le condizioni affinché pedoni e biciclette possano essere al centro di riflessione. L'attenzione del comune di Pisamo insiste nel quartiere di Cisanello e Pisanova con importanti lavori. Allo stesso tempo sono state fatte una serie di asfaltature importanti sia nelle vie qui vicine, via Redi, via Malagori, e sia nella parte, la stessa via Cisanello verrà riasfaltata e si proseguirà poi con asfaltature un po' in tutto il quartiere di Pisanova. È un sistema proprio di riorganizzazione e di rigenerazione urbana. Lentamente sta prendendo forma e si comincia a vedere i risultati di questi 3 anni di lavoro e il grande compimento sarà la realizzazione del Parco Europa davanti all'Esselunga in via Bagliani.